Eccoci a questa escursione al Colle delle Finestre. Il Colle delle Finestre si trova tra la Val di Susa e la Val Chisone, a sud di Susa e a nord di Fenestrelle. Noi siamo partiti dal paese di Balbutè e abbiamo seguito tutta la strada che conduce al Colle delle Finestre. Chiaramente d'estate la strada è percorribile anche con gli automezzi, d'inverno invece la strada è percorribile solo a piedi. Noi abbiamo fatto questa camminata il 7 febbraio 2023. Qui al Colle delle Finestre c'è il monumento a Danilo De Luca e i resti del forte. Eccoci qui alla partenza a Balbutè. La giornata si annuncia bella, anche se nella notte ha nevicato e quindi c'è tutta questa neve che ha coperto ogni cosa, cominciando la strada che sale. Nessuno è passato sulla strada prima di noi. Salendo vediamo solo qualche rara traccia degli animali. Ci sono tanti giochi di luci, di nuvole, di nebbie, del sole che fa capolino tra gli alberi, dietro le nuvole, che dipinge di rosso il cielo. È uno spettacolo, potremmo dire, magico, con tutta questa neve sui larici, tutta questa neve fresca, freschissima. La temperatura è particolarmente rigida, siamo vari gradi sotto zero, e questa rigidità della temperatura mantiene tutto l'incanto della neve appena caduta. Ecco qui la strada, sono passati solo alcuni animali prima di noi. I larici con tutta la neve fresca che li indora. Sembra di meravigliarsi ad ogni angolo della strada. Ci fermiamo ogni tanto a fare fotografie, ci fermiamo ogni tanto a fare delle riprese, proprio quasi ad immortalare questa neve così ferma lì sui rami, ferma lì sulle foglie, ferma lì per terra. La vallata si apre davanti a noi con squarci. Mano a mano che saliamo il cielo si dipinge di azzurro, anche se qua e là ci sono delle nuvole che contornano. L'incanto della neve. Ecco l'incanto della neve su un abete. Sembra un bosco fatato, magico. Tutto il paesaggio ha un sapore di magico. Arriviamo all'ingresso del parco dell'Orsiera Rocciavré, che ci apre al cosiddetto Pian dell'Alpe. Eccoci qui a Pian dell'Alpe, un ampio pianoro sui 2000 metri, sui 1800 metri, che apre uno sguardo ampio su tutta la valle. È bellissimo vedere tutta questa neve toccata da nessuno. Voltandoci indietro vediamo solo le nostre orme lasciate con le ciaspole. C'è un po' di vento e il vento alza dei pulviscoli di neve, sembra che questa neve ci passi sopra di noi. Con fatica arriviamo nei pressi del colle, eccolo lì davanti a noi, il Colle delle Finestre, e di fronte il Monte Peluso.
finalmente al Colle delle Finestre, 2176 metri. Leggiamo i cartelli e guardiamo il monumento a Danilo Di Luca, corridore che ha vinto su questo colle con la bicicletta. Facciamo un giro intorno a noi, qui guardiamo il versante verso la Val di Susa, là in fondo si vede Roccia Melone, qui invece si può continuare a salire verso la Ciantimplagna e di qua la Val Chisone. Mettiamo qualche nome alle montagne verso la Val Chisone, il Monte Albergian, qualche montagna verso la Val di Susa, in particolare Roccia Melone, e qualche nome alle montagne verso la Ciantimplagna. Qui è il forte del Colle delle Finestre, i resti di questo forte. Saliamo ancora per qualche centinaio di metri e diamo uno sguardo all'ampia valle. Ormai le nuvole sono sparite e il sole la fa da padrone. Sotto di noi il colle e sopra il monte Pelouse, François Pelouse. Ecco i resti del forte del Colle delle Finestre. Tornando indietro ci rifermiamo a Pian dell'Alpe con questo sole che sta scendendo e con questo panorama splendido. Ripassiamo i cartelli che parlano del parco dell'Orsiera Rocciavre. È passato alcune persone, è passato anche una motoslitta, non c'è più l'incanto del mattino. Scendendo il sole gioca con gli alberi. Finalmente arriviamo a Balbutè, ecco qui la chiesa di Balbutè, il sole si è nascosto dietro il campanile. Questa è la fontana davanti alla chiesa di Balbutè, dove la chiesa si specchia dentro la fontana. Balbutè è un bel paesetto tipico per le sue meridiane, per le sue case, per i suoi vicoli, per tutti i quadri che illustrano il paese. Qui ci siamo fermati ad ammirarne uno in particolare. Anche sotto questo portichetto c'è un bel ritratto di un anziano e con l'uccello che vola e gli animali intorno al personaggio. Ecco, abbiamo concluso questo giro. Grazie a te, ciao, buona giornata, arrivederci, iscriviti, ciao, ciao. Thank you.